Ascoltate cosa dice Balotelli. Ti ha appena invitato, tu non te ne sei accorto, come concorrente nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro. Mi vuole lì dentro, però poi dice basta, basta, fai male. Hai capito, Dayan? Hai capito, Diane? Grasse risate in studio in una TV nazionale, durante un programma nazional popolare. Ecco, mi rivolgo a tutte le femministe ben pensanti, perbeniste, soprattutto di sinistra, sempre pronte a scendere in piazza quando si tratta di offesa alla donna, e giustamente, e ci mancherebbe. Ecco, questa che abbiamo ascoltato è una porcata, di portata colossale, di una volgarità, che raramente si è vista in TV. Ecco, volevo solo dire a tutto questo mondo che, anche se si tratta di un calciatore famoso, di colore, che non è magari proprio di destra a destra, a cui non piace proprio tanto la Lega, ma ecco, dico tutte queste cose, si può, scendere in piazza lo stesso, eh? Cioè, l'offesa alla donna, prescinde da chi la dice, per cui io, pretendo intanto le scuse di Balotelli, le scuse di Signorini, e pretendo che, il mondo che è sempre pronto a scendere in piazza per difendere i diritti, l'onore e la figura della donna, giustamente, lo faccia anche in questo caso, perché altrimenti si chiama ipocrisia. Ipocrisia. Hai capito, femminista?